History Lab. Un nuovo canale televisivo dedicato alla storia e alla memoria. Sul pavimento, su Coccapaglia, su Bancone. Mica ti porta giù con le poppe, che la mingelina le viene. Aspetta a scrivermi fino a quando non avrai nuove mie notizie. History Lab, un laboratorio di idee dove la storia si fa attualità. Il 17 ottobre 2011, History Lab inizia a trasmettere sul canale 602 del digitale terrestre. Sperimentiamo una programmazione fatta di sequenze con contenuti audiovisivi e fotografici. Pezzi realizzati elaborando materiali dagli archivi della Fondazione Museo Storico del Trentino. Brevi biografie, Super 8, aneddoti, viaggi nei fondi fotografici e interviste si alternano alle letture dell'Archivio della Scrittura Popolare. L'idea è quella di dar vita a una narrazione composita, che mescola il parlato con il linguaggio televisivo e lo stile del web. Fin da subito, in mezzo a questa sequenza visiva e sonora, si inseriscono i documentari di History Lab. Una terra senza documentari è come una famiglia senza album delle fotografie. I documentari di History Lab, storie e personaggi, tutte le settimane. Solo su History Lab, lunedì, mercoledì, sabato. Ore 21. In breve tempo introduciamo la prima vera produzione del canale, i Lab. Un viaggio nel mondo di associazioni, istituzioni o realtà che in Trentino si occupano di storia e di memoria. Un'esplorazione dietro le quinte del lavoro di tanti volontari e professionisti. Incontriamo così realtà come la Fondazione Stava 1985, il Gioco degli Specchi e Terra del Fuoco. Susanna, abbiamo parlato del Treno della Memoria, siamo andati a Samba Radio, Memobus anche, giusto? Un'altra iniziativa che organizzate voi. Esatto, sì, abbiamo anche quest'altra iniziativa che si chiama appunto Trento Ricorda il Memobus, che è uno spettacolo teatrale sull'autobus attraverso i luoghi della memoria relativi alla Seconda Guerra Mondiale della città di Trento. Adesso magari Antonio dal nostro profilo Facebook ci fa vedere qualche immagine. Ah, quindi siete su Facebook, Terra del Fuoco, immagino. Terra del Fuoco, Feuer. Perché abbiamo target regionale, quindi coinvolgiamo anche il madrelingua tedesca. Ad aprile 2011 arrivano tre nuovi programmi. La programmazione di History Lab si arricchisce di tre nuovi format. Il teatro siamo noi. Storie e vicende del nostro territorio reinterpretate sul palcoscenico. Ritagli di storia, riflessioni sul nostro passato. Cronache di comunità. Un viaggio nelle valli trentine alla scoperta delle radici della contemporaneità. Dal 2 aprile su History Lab. I territori non dovrebbero avere confini che separano le culture, ma linee che evidenziano le tradizioni. Una rete di storie che dal passato conduce direttamente al futuro.
Questa è una serie dedicata alle comunità di Valle Trentine. Uno sguardo dentro al territorio per scoprire il legame che c'è tra passato e futuro. Ogni puntata, una storia, un esempio di come la tradizione possa essere motore e garanzia di una nuova progettualità. La nuova fase di History Lab è inaugurata anche da un concorso. Lanciamo History Lab 3x3. 40 gruppi partecipano a una corsa contro il tempo per realizzare un video di 3 minuti dedicato al tema del diario. Oltre al premio della giuria, assegniamo anche un premio del pubblico. Per questo, il 31 marzo 2011, al Teatro San Marco di Trento, proiettiamo tutti i cortometraggi realizzati. Senti, la formula del 3x3 vi ha creato più impacci, impedimenti oppure più stimoli per la creatività, per inventare nuove idee? No, in realtà è stato molto bello perché avere un po' di pepe per lavorare è la soluzione, una delle soluzioni più belle anche per divertirsi. E ovviamente avere un limite di tempo sia per il montaggio, per il lavoro complessivo che proprio nel minutaggio della costruzione del video ha comportato di orientarsi per bene, di prendere tutte le precauzioni, gli aggiustamenti. Poi ovviamente a lavori fatti si vede sempre dove si sarebbe potuto fare meglio, però insomma non ci ha creato grossissimi problemi, diciamo. History Lab racconta e promuove anche eventi, convegni, iniziative e mostre. Dai primi giochi olimpici invernali del 1924 ai mondiali di Fiemme del 2013, alle gallerie di Piedicastello a Trento, una grande mostra ripercorre la storia dello sci nordico attraverso i fatti, gli eventi, i personaggi più importanti della storia dello sport e non solo. Dal 18 ottobre 2012 al 30 giugno 2013, da martedì a domenica, ore 9:18, ingresso libero. È passato un anno dalla prima messa in onda di History Lab. E ora? Prossimamente su questi schermi lo studio di History Lab e una nuova programmazione. Ci sono date che meritano di essere ricordate. Perché segnano l'inizio di un'avventura. History Lab compie il suo primo compleanno. 12 mesi di documentari, testimonianze, immagini Super 8, format dedicati alla storia e al territorio. Un'avventura che continua con una nuova programmazione. Usavamo la Cinepresa, un ciclo dedicato alla storia della scuola negli anni 60 e 70. L'ho letto sul giornale, articoli tra fine 800 e inizio 900. Oblò, una finestra aperta sui linguaggi della storia. E altre novità in arrivo a novembre su History Library. Su History.